Ora si registrerà la conferenza. Ok, perfetto. Quindi benvenuti, benvenuti a tutti, tutti i docenti referenti, i centri Europe Direct, che ringraziamo per il loro supporto. Vediamo qui che si è unita anche Annalisa Michetti dal centro di Teramo, scusa, di Chieti, scusa. E naturalmente Carmela Basile e Rosana Cifolelli dal Molise, Mari Miletic come esperto del programma Interreg Italia-Croazia dell'autorità di gestione che supporta questa iniziativa. Quindi con Nora vi diamo il benvenuto e iniziamo quindi a entrare nel vivo, diciamo, della lezione, del percorso di scuola di Open Coesione. Avremo tempo, speriamo di avere tempo anche per una domanda, oppure insomma, sentirvi, insomma, sentire dalla vostra voce i vostri pareri, opinioni, dubbi, richieste di chiarimenti o approfondimenti, tutto quello che sarà necessario in coda a questa illustrazione. Naturalmente potete anche intervenire durante, magari se ci sono delle cose poco chiare, potete intervenire scrivendo in chat, insomma, e prendere anche la parola. Utilizziamo questa forma anche, voglio dire, siamo in pochi, quindi è una sperimentazione dedicata a poche scuole e quindi è un vantaggio anche questo perché comunque abbiamo la possibilità di dialogare e interloquire maggiormente. Condivido il mio schermo con le slide che vedremo, che passeremo in rassegna oggi. Sicuramente adesso vedete lo schermo, se mi date conferma, Nora sì, perché adesso io non riesco a vedervi. Sì, si vede. Ok, va bene, allora, quindi iniziamo. Dicevamo prima, insomma, ci fa piacere che sia una sperimentazione dedicata a poche scuole, perché siamo molto, voglio dire, abbiamo intenzione, diciamo, che questa sperimentazione abbia successo e sia quanto più efficace possibile. Ovviamente questo ci permette di fornire il massimo supporto, la massima assistenza in tutte le fasi a voi. Tenete conto che nel progetto tradizionale di scuola di Open Coesione, diciamo, ordinario su base nazionale, sono oltre 200 le scuole che partecipano, quindi con oltre 300 tra docenti e referenti delle reti, anche di più, che ogni volta si collegano a webinar. Quindi questa cosa che stiamo facendo oggi non sarebbe possibile, diciamo, per il progetto mainstream. Chiaro che poi l'auspicio sarà quello di implementare queste attività anche in futuro, dando la possibilità ad altre scuole italiane e croate di partecipare a questa iniziativa. Voi siete un po' i pionieri di questa sperimentazione, quindi vi ringraziamo per questo e siamo davvero convinti che tutti insieme faremo un ottimo lavoro e speriamo che sia anche divertente e soprattutto utile, formativo, educativo per i vostri ragazzi, per le vostre ragazze. Allora, qui molto brevemente l'indice degli argomenti che affronteremo oggi, non mi soffermo perché li vediamo in carrellata direttamente. Siamo nel primo step, il percorso didattico a scuole di Open Coesione si configura in quattro step didattici, in quattro lezioni. La lezione 1 che porta come nome appunto progettare, poi ci sarà analizzare, monitorare e raccontare. E viene da sé che in ogni lezione quindi vengono affrontati degli argomenti specifici e vengono richiesti anche dei piccoli output da consegnare al termine, diciamo, entro un mese da ogni lezione, da parte degli studenti che si riuniranno appunto in team, in gruppi di lavoro, con alcune informazioni che vengono richieste appunto per ciascuna lezione. La prima lezione si chiama Progettare perché si tratta di intraprendere il lavoro di ricerca, di monitoraggio civico, cioè scegliere il progetto da portare avanti. Portare avanti vuol dire conoscerlo, iniziare a raccogliere dati, informazioni sul progetto, cercare di capire di più, iniziare a interloquire con i soggetti che conoscono bene questo progetto, e eventualmente entrare in contatto con alcuni partner del progetto che si è scelto e quindi dare queste informazioni anagrafiche, diciamo così, di contesto sul progetto, allo stesso tempo spiegare e raccontare la motivazione di questa scelta e compilare un piccolo modello dove vengono puntualizzate, vengono inserite come punti elenco alcune, diciamo, le idee su come si intende proseguire nella ricerca di monitoraggio civico. Naturalmente tutte queste cose che sto dicendo saranno oggetto delle specifiche pillole
all'interno di ogni singola lezione progettare. Quindi tutto questo, tutte quelle cose che adesso noi vi illustriamo oggi, le vedrete proprio online, nella pagina di lezione che presenterà appunto i singoli step, le singole pillole. Ogni momento, diciamo così, del percorso ASO, caso KTC, è costituito da tre elementi fondamentali, da tre passi. Il webinar, che è quello che facciamo oggi, quindi la lezione, noi con voi docenti, la lezione in classe o il trasferimento, come meglio voi credete, di questi contenuti che noi forniamo a voi oggi ai vostri studenti, perché saranno loro poi che dovranno poi con il vostro coordinamento ovviamente portare avanti le attività. E quindi un momento di lezione in classe in cui voi illustrate questi contenuti, andate a vedere insieme agli studenti la pagina di lezione del sito web del progetto ASO KTC, che adesso fra poco vedremo insieme. E poi naturalmente il report di lezione, cioè i compiti in classe, cioè i compiti da affidare al team di lavoro. I ragazzi dovranno, entro una data che voi avete già visto nel webinar introduttivo, entro le deadline stabilite, dovranno consegnare un report, quindi che sarà l'output della lezione 1 fondamentalmente. Anche per quanto riguarda la consegna del report, tutto questo sarà tutta una compilazione guidata, perché sarà effettuata su piattaforma, sulla nostra piattaforma, e riempiendo dei moduli, dei blocchi, appunto dei moduli che sono già preimpostati, li andremo a vedere anche insieme, quindi l'operazione è davvero molto, molto semplice da questo punto di vista. Andiamo a rivedere il calendario insieme, quindi oggi, giovedì 17 febbraio, iniziamo la lezione 1, il risultato, il report di lezione 1, quindi gli output che vengono richiesti ai ragazzi per la lezione 1, dovrà essere consegnato entro, possibilmente, l'8 marzo. Se si consegna il 9 o il 10 o l'11 marzo, non succede niente. Siamo in una fase di sperimentazione di questa iniziativa. Restiamo molto flessibili per le date intermedie, lo saremo un po' meno probabilmente per la data di consegna finale del report finale, che è il 7 giugno. Quindi consigliamo naturalmente di rispettare queste date di scadenza, perché come vedete poi subito lo stesso giorno a ridosso poi si intraprende, si inizia la lezione successiva. Quindi l'8 marzo c'è la consegna del report di lezione 1, lo stesso giorno c'è da parte nostra il webinar come stiamo facendo oggi però per la lezione 2 e via dicendo. Quindi noi consigliamo naturalmente di rispettare in un certo modo queste consegne. Adesso vediamo insieme una cosa che la maggior parte di voi ha già fatto in realtà, è quella della registrazione alla piattaforma. Avevo inviato un'email con il link per registrarsi alla piattaforma, è molto semplice, andate a cliccare su quel link, riempite quelle quattro righe da riempire e risultate iscritti alla piattaforma. Chi non l'avesse ancora fatto può riprendere l'email che avevo mandato con quel link oppure aderire, cioè registrarsi in questo modo, cioè andare nella sezione a chi è rivolto del sito e cliccare sul bottone registrarsi. Adesso poi vediamo insieme, lo rivediamo insieme questa operazione. Un'altra cosa importante, la cosa più importante, diciamo così, da fare di tipo amministrativo, chiamiamola così, da parte vostra, quindi non coinvolgendo i ragazzi ancora, è quella della candidatura. Vi spiego meglio, in realtà non è una vera e propria candidatura, siete stati già candidati e selezionati dal Ministero dell'Istruzione per partecipare a questa sperimentazione. Ma la nostra piattaforma web prevede che per tutte le scuole, che partecipano al progetto ASO e in tutte le sue derivazioni, comprese anche le sperimentazioni che stiamo effettuando con voi, con Francia Marittima e anche con le scuole medie quest'anno, si debba compilare un ulteriore form, che è un modulo di candidatura, diciamo così. Ripeto, è una formalità, però è necessario perché questa cosa sblocca poi la possibilità di ricevere le credenziali, username e password per i team, per gli studenti, quindi in modo che loro poi possono poi inserire i loro contenuti per il report di lezione, eccetera, e voi potete seguire naturalmente tutto il lavoro. Quindi, rientrando col vostro profilo, con la vostra username e password che avete scelto quando avete scritto appunto quando vi siete registrati, entrate nella pagina e andate a cliccare su Nuova candidatura. Adesso ve la faccio vedere in diretta.
direttamente dal sito, così lo facciamo insieme, vediamo insieme questa operazione, è davvero molto semplice. Prendo come riferimento delle utenze prova, adesso non so, si tratta di prendere giusto username e password di utenze prova, attimo solo, quindi entrando, quindi accedi dal bottone accedi, adesso sicuramente state vedendo il mio profilo, qui abbiamo appunto un'utenza prova per far vedere come funziona, scrivete appunto nome utente e password che avete dato per registrazione, entrate nella vostra scheda, nella pagina della vostra pagina praticamente, dove saranno inseriti, dove vedrete insomma le informazioni che avete già inserito, la scuola di appartenenza. E andate sulla nuova candidatura. Cliccando su nuova candidatura si apre questo form da compilare, in cui bisogna selezionare la scuola, flaggare alcune opzioni insomma, e soprattutto sono due le cose importanti. Una, vi chiediamo la cortesia di far compilare, cioè di far firmare un modulo di cui abbiamo il facsimile che vi trasferiamo. Subito, fra poco, è disponibile anche sul sito web, ma lo rigireremo anche via email, di far firmare dal dirigente del vostro istituto scolastico questo modulo, appunto, di adesione al progetto, perché questo form prevede appunto l'obbligatorietà di questo modulo, nel senso è obbligatorio allegare questo strumento, questo documento, altrimenti non è possibile proseguire. Mentre le altre sono facoltativi, questo è necessario, ovviamente. Quindi andate a compilare poi tutte queste parti, davvero molto semplici. In alcuni casi potete anche avere la lettera di supporto del Centro Europe Direct o CDE, alcuni sono presenti oggi qui con noi e possono fornirla loro, la lettera di supporto, ovviamente. Loro hanno già i modelli, ma comunque noi li rinvieremo alle scuole, appunto, che hanno. Che lo chiedono, che comunque risiedono in quei territori di riferimento e quindi ci sarà anche quest'altra possibilità e poi alla fine salvare e inviare. Un altro aspetto fondamentale di questo form, quindi sono due le cose importanti da ricordarsi: uno, allegare questa lettera di autorizzazione del dirigente scolastico e due, quando c'è la parte dei requisiti tecnici necessari per la partecipazione al progetto, cliccare su tutti e quattro i requisiti. Queste sono le due parti importanti da tenere presente. Il resto, naturalmente, viene da sé e lo scoprite direttamente compilando, diciamo, il modulo. Come vedete, sono indicazioni che sono puntualizzate anche nelle slide, vedete, lettere di autorizzazione dirigente e requisiti tecnici necessari per la partecipazione al progetto. Vi chiediamo la cortesia di effettuare questa operazione entro il 25 febbraio, perché dal punto di vista informatico noi abbiamo riaperto, diciamo, la piattaforma in questa finestra, diciamo da oggi fino al 25 febbraio. È possibile, poi insomma, se qualcuno di voi ha problemi ce lo comunica, possiamo anche estendere un altro po' la data, non è un problema grande, però vi chiediamo la cortesia se è possibile di rispettare questa data del 25 febbraio. Per appunto effettuare questa operazione di compilazione della candidatura. Una volta fatta questa operazione, riceverete un'email automatica di questo tipo: la candidatura è stata approvata, eccetera. E nella stessa email riceverete le credenziali che dovete condividere con gli studenti. Sono le credenziali del team classe. Quindi queste saranno le credenziali provvisorie, perché sono generate automaticamente, informaticamente, che i vostri studenti potranno utilizzare per accedere al sito, al portale. E adesso vi faccio vedere anche quest'altra operazione. Quindi immaginiamo che riceverete queste credenziali. Adesso prendiamo un'altra volta, quindi usciamo dal profilo docente, prendiamo un profilo prova di team classe a questo punto, che è questo, e quindi accedi, quindi con le credenziali che voi avete ricevuto che passate ai vostri studenti, gli studenti, i referenti del gruppo classe, insomma, introduce, inserisce le credenziali provvisorie che sono state appunto ricevute nella vostra email e accede a quest'altra. Questo sarà il profilo del team class che si configura, come vedete, in maniera un po' diversa.
E in questo blog, su questo spazio, praticamente andando su lezioni e report, gli studenti andranno a compilare ciascun report di lezione. Qui vedete appunto delle prove di facsimile, non saranno esattamente identiche a quelle che vedete adesso, perché per la sperimentazione ASOC-ETC abbiamo alleggerito diversi output, abbiamo anche eliminato alcuni output per fare in modo appunto di dare la possibilità di concentrarsi maggiormente, no, sui progetti interreg in questa prima fase, la scelta dei progetti, eccetera. Quindi fondamentalmente, poi li vedremo insieme, gli output richiesti per la lezione 1 sono molto pochi. Il lavoro principale consiste da adesso in poi, da qui a marzo, diciamo, primi di marzo, nella scelta del progetto da monitorare. Questo è il lavoro principale da fare in questo mese, unitamente alla creazione dell'identità del team, del lavoro, del gruppo. Quindi un nome, possibilmente noi proponevamo di farlo in coppia con la classe abbinata, con la scuola abbinata, la scuola croata abbinata, di modo che si ha un nome comune, un logo comune, si iniziano a far lavorare i ragazzi che si occupano magari più di grafica, no? dei due paesi, croati e italiani, per fare un'identità comune, perché poi, posto che ciascuno di voi consegnerà i propri report, quindi scrivendoli senza far, cioè in autonomia, però voi monitorerete in coppia lo stesso progetto, e quindi darsi lo stesso nome può essere un segno identificativo abbastanza forte e importante. Poi, come dicevamo all'inizio, può essere un'attività di icebreaking, cioè per rompere un po' il ghiaccio, soprattutto tra gli studenti in questa fase iniziale, anche per divertirsi, perché no, insomma, parlare tra di loro, iniziare a conoscersi. Quindi queste sono le due attività principali che ci aspettano nella lezione 1. Vi ho fatto vedere anche questa, quindi come si configura la pagina del team. Torniamo alle nostre slide, perché adesso entriamo un po' più nel vivo degli argomenti, dei contenuti della lezione 1. Ecco qui. Ecco un'altra cosa ovviamente importante che ho dimenticato di dire, cioè ho detto che quelle credenziali che arrivano automaticamente dalla vostra email sono provvisorie, quelle da dare agli studenti, che vuol dire che gli studenti dovranno, come prima cosa, cambiare la password. È estremamente importante perché la password che viene fornita in forma provvisoria ha una scadenza e quindi è importante che alla prima, insomma, al primo ingresso nella piattaforma loro cambino la password e poi indichino anche un indirizzo email di contatto del team, banalmente un indirizzo Gmail nuovo che ciascun team si costruirà. Farà in 2 minuti, insomma, i ragazzi lo sanno fare tranquillamente. Possibilmente questa è un'operazione da fare dopo aver scelto il nome del team e fare in modo che questo email sia un'email magari distinta tra italiani e croati, ecco, per avere no? una differenza tra i due. L'unica cosa comune dovrà essere il logo e il nome del team per la coppia di scuola in questa fase. Entriamo nei contenuti adesso. Il punto di partenza, lo abbiamo accennato prima, è appunto il disegno della ricerca di monitoraggio civico. Ora, non vi spaventate di alcuni termini, alcune parole che saranno poi spiegate bene nelle pillole didattiche. Per esempio, cos'è monitoraggio civico? Cosa significa essere un cittadino monitorante quando si parla di politiche pubbliche, quando si parla di progetti finanziati in particolare dalle politiche di coesione e quindi dai programmi Interreg, eccetera. Perché sarà tutto spiegato in maniera molto, molto precisa nelle varie pillole della lezione 1. Importante è avere un po' in mente che, questo è un consiglio che diamo noi ovviamente, che per quanto quando si fa una ricerca anche nell'ambito economico, sociale, di qualsiasi tipo, molto spesso si immagina la fine, no? Cioè qual è il risultato che noi vogliamo ottenere e anche quali sono gli obiettivi che ci vogliamo prefiggere per ottenere questo risultato e anche qual è la storia che vogliamo raccontare. Il progetto Scuola di Open Coesione è un progetto di monitoraggio civico, di cittadinanza attiva, ma anche di comunicazione storytelling, perché alla fine tutto ciò che viene fatto deve essere presentato, divulgato, disseminato, promosso, in una parola, raccontato. È una delle parti anche più stimolanti ed entusiasmanti, in particolare verso la fine del percorso didattico. Perché una volta che poi si ha padronanza di quello che si è. Delle informazioni che si sono raccolte, di quello che si è compreso, no? Del progetto che si sta monitorando, è anche bello
poterlo raccontare, poter raccontare anche il proprio percorso di ricerca. Quindi, cosa vogliamo raccontare noi? Cosa vogliamo dire? Immaginiamo appunto da quello che è la fine, vuol dire che ciascuno di noi ha delle propensioni, degli interessi specifici, magari particolari, su dei temi, no? Avete visto quanta ricchezza e anche quanta complessità c'è all'interno del programma Interreg Italia-Croazia e dei progetti. E quindi inizialmente magari è utile farsi un'idea di quali sono magari i temi portanti che ciascuno di voi vuole. Che ha a cuore, e da lì magari far discendere eventualmente un inizio di scelta di progetto. E quindi si andrà a scegliere quale progetto analizzare. Poi vedremo come, perché essendo voi abbinati a ciascuno di voi a una scuola croata, ovviamente, siccome questo entrambe poi entrambe le coppie, tutte le coppie di scuole, tutte le quattro coppie di scuole dovranno scegliere ciascuna un progetto, quindi saranno quattro i progetti. Alla fine della lezione 1, quindi a marzo, noi sapremo quali sono i quattro progetti che saranno portati da ciascuna coppia di scuola, quindi un progetto da ciascuna coppia di scuola. Vediamo anche come poi noi consigliamo e suggeriamo di effettuare questa selezione anche assieme all'altra scuola, però poi si tratterà di iniziare a raccogliere un po' di informazioni, un po' di dati. Qui naturalmente c'è Marin che è di supporto e possibilmente lo sarà anche quando voi magari potrete inoltrarci, scriverci delle email, chiedendoci delle informazioni specifiche, noi faremo sicuramente da tramite oppure direttamente con Mare, chiediamo a lui, insomma, per darvi delle risposte su alcuni dubbi che avrete magari in questa fase sulla scelta del progetto, no? Per avere ulteriori informazioni. Quali strumenti poi sono utili per diffondere la vostra ricerca? Quali metodi eventualmente per creare una ricerca da queste informazioni? E quale tipo di ricerca sviluppare? Sono tutte informazioni che andranno codificate in quello che noi chiamiamo Canvas Model, è un foglio di una pagina, un PowerPoint, dove vengono indicate, è uno strumento di brainstorming fondamentalmente, in cui vengono indicate molto sinteticamente in questa fase veramente in nuce preliminare della ricerca del monitoraggio civico. Le prime idee che ci vengono in mente, l'idea progettuale della ricerca che stiamo disegnando. Quindi non vi spaventate assolutamente, è una cosa veramente molto semplice. E anche quando parliamo di metodi di ricerca, strumenti per diffondere queste cose, troverete degli spunti anche nelle pillole che andiamo a vedere di lezione 1. Quindi si parte, per esempio, qui in realtà è il programma Italia-Croazia, non è Francia Marittima, qui sono i promotori e gli attuatori del progetto, qual è il tema del progetto, qual è eventualmente la storia amministrativa, i tempi, le scadenze del progetto, come viene cadenzato, quant'è l'ammontare naturalmente economico, finanziario del progetto, quanti territori coinvolge, quali sono i partner principali del progetto, chi è coinvolto direttamente e indirettamente nel progetto che state monitorando, se i risultati sono stati raggiunti e come sono stati raggiunti, se ancora non sono stati raggiunti, perché e quando saranno raggiunti e in che modo. La possibilità, insomma, di avere queste informazioni iniziali c'è sulla base appunto di alcune fonti che poi adesso vi abbiamo già dato nel webinar introduttivo e ribadiamo anche qui ovviamente. Una volta fatto questo, si sono scelte appunto queste informazioni, codificate queste informazioni, si deve compilare appunto come dicevo il Canvas, lo andremo a vedere fra poco insieme. Un'altra cosa importante da fare, vi suggeriamo di tenere presente, di aprire fin da subito un dossier di ricerca. Molto semplicemente vuol dire ai vostri studenti di creare una cartella condivisa, digitale, su Google Drive o qualsiasi altro strumento di condivisione dei documenti, in modo che da tenere ordinata questa cartella con tutte le informazioni e i dati che man mano saranno raccolti. È semplicemente un consiglio di strumento di lavoro che riteniamo utile ed diventa anche importante anche perché fa parte in un certo senso, no? Di un ordine che si deve dare quando si intraprende un progetto con un obiettivo specifico. E può aiutare molto, aiuta sempre nella ricerca, ovviamente, tenere un dossier, renderlo vivo, aggiornarlo, mantenerlo sempre vivo, no? Questo dossier poi si trasformerà in quello che poi andiamo a vedere, sarà anche eventualmente un ASOQUOL, chiamiamo, cioè nella vostra classe, se possibile fisicamente, altrimenti si può fare anche in diverse forme digitali, tenere una bacheca e attaccare appunto i vari elementi della ricerca, pezzi di giornale, foto anche del gruppo di lavoro, informazioni sul progetto, eccetera. Insomma, ci sono diversi esempi di ASOQUOL, è un lavoro divertente.
Il dossier ovviamente deve avere queste caratteristiche, nome di lungo, deve essere naturalmente condiviso quanto più completo possibile e aggiornato. Andiamo adesso a vedere nel dettaglio, lo facciamo direttamente con una navigazione guidata sul sito, le pillole, le informazioni, cioè i contenuti della lezione 1 di ASOC CTE Italia-Croazia. Ecco qui, si accede naturalmente dal portale principale che è scuoladiopencoesioni.it nella sezione didattica, come vedete si apre una tendina, scuole superiori è dedicato al progetto diciamo nazionale, scuole medie alla sperimentazione, scuole medie ETC, European Territorial Cooperation Interreg, è il nostro progetto di riferimento. Cliccando qui si apre una pagina di presentazione e qui, come vedete, man mano saranno poi messi in evidenza e pubblicati tutti i contenuti per ciascuna lezione. Lo stiamo facendo proprio in questi giorni, quindi troverete fra un po' anche le lezioni 2, 3 e 4, ma trovate in particolare quello che ci serve in questo momento, la pagina di lezione 1. Qui trovate tutte le informazioni, modalità open, assolutamente aperta, di tutto ciò che dovete fare per portare a termine la lezione 1, e qui, inclusi anche i compiti da assegnare agli studenti, cosa fare con gli studenti, eccetera. Trovate sintetizzati gli obiettivi, trovate anche le registrazioni, qui trovate la registrazione della, no, qui ci sono le versioni inglese e francese dello stesso percorso, qui trovate le registrazioni del webinar introduttivo, in particolare di quello con Italia-Croazia, fatto con noi, e se volete vedere anche quello con Francia Marittimo, perché sta proseguendo parallelamente anche quell'altra iniziativa, e come vedete sono sette le pillole didattiche che fanno parte, che compongono la lezione 1. Per farci un'idea della differenza rispetto al progetto mainstream, per esempio, adesso sto aprendo invece la pagina dedicata soltanto alle scuole italiane, del progetto nazionale che è partito da un po'. Come vedete, sono un po' di più gli step didattici della lezione 1. Ecco, come dicevo prima, sono più leggeri, diciamo, i contenuti che noi proponiamo per la sperimentazione ETC Interreg, non per questo meno importanti, non per questo meno anche sfidanti, lo sono ugualmente, però insomma la differenza rispetto ai grandi numeri delle scuole nazionali è che siamo in pochi e soprattutto che Nora e me, e Mari nell'autorità di gestione, e i referenti dei centri Europe Direct, dei centri di educazione europea, vi affiancheranno costantemente in questo percorso. Quindi, in particolare, Nora e me, dal team ASOC, avremo un'attenzione particolare, cioè siamo molto dedicati a questo, e quindi quotidianamente. Quindi, questo era l'altro messaggio che volevo dare. Quindi, non vi lasceremo mai soli per qualsiasi necessità o difficoltà o insomma richieste di chiarimento, qualsiasi altra cosa dovesse essere necessaria. E qui mi sono dimenticato di dire, prima di passare in rassegna i contenuti delle pillole, trovate un box informativo con la sintesi delle informazioni generali, anche molto importanti, la scadenza dell'8 marzo, la scaletta, quindi un file che si clicca dove c'è ripetuta, appunto, ribadita la scaletta, quindi con i 7 step, con alcune ulteriori informazioni, per esempio sull'ASOC Wall, cosa utilizzare, strumenti che molti di voi già riconoscono, insomma, utilizzandoli, suppongo, nelle vostre attività scolastiche quotidiane, Padlet, per esempio, ma altri strumenti di composizione grafica per fare appunto una ASOC Wall, una bacheca elettronica, una bacheca digitale con lo stato di avanzamento dei lavori. Un altro consiglio, naturalmente, vabbè, qui si ribadisce il link della lezione, trovate insomma informazioni di supporto e trovate soprattutto il file di homework, sempre cliccandoci sopra, dove sono indicate tutte le cose da fare per la scadenza dell'8 marzo e soprattutto il chi fa cosa. Quindi innanzitutto questo si fa dopo che il gruppo, il team classe o gruppo classe, qualcuno di voi partecipa con una singola classe, qualche altra scuola partecipa con un gruppo classe. Però tutti quanti arriveranno a formare un'unità team, cioè per ogni scuola ci sarà un team. Il team può essere composto da una singola classe o da anche gruppi di classi, però l'unità è il team. Quindi il team si dividerà all'interno in ruoli, quindi si daranno i ruoli agli studenti, ci sono anche scritti quali sono i ruoli, quindi è tutto codificato.
Ecco, per esempio, e qui naturalmente ci sono altre informazioni, e qui sulla base dei ruoli che avranno gli studenti, già li vedete anticipati qui, project manager, social media manager, coder, designer, storyteller, blogger, eccetera, c'è scritto che cosa dovranno fare per la lezione 1. Oltre alla parte, diciamo, di scelta del progetto che si fa assieme a voi e anche all'altra scuola abbinata, c'è il lavoro di, come diciamo, di costruzione dell'identità del team, che vuol dire un'immagine coordinata, un logo, ma anche gli account social, account Twitter e altri account social, il Google, la Gmail, account Google del team, eccetera. Quindi si tratta di far lavorare i ragazzi per costruire, per attivare, diciamo, questi canali. Una volta naturalmente scelta il logo e il nome, ovviamente, no? E quindi tutti i consigli appunto per come realizzare il logo, nome, cosa utilizzare, le accortezze anche da non utilizzare, per esempio, nomi che sono direttamente riferiti al progetto, ASOC, Interreg, TC nel nome, meglio di no, ma scegliersi un nome originale, magari che fa riferimento al tema o al progetto scelto. Andate a vedere poi come esempio, per non vedere un po' come lavorano tutte le altre scuole, hanno lavorato le scuole che partecipano a Dani, al progetto ASOC, insomma, lì potete farvi un'idea molto molto importante. E quindi fondamentalmente questo, costruirsi un'identità, un 2000 caratteri massimo, quindi veramente un brevissimo testo che il blogger scriverà, in cui si scriverà perché è stato scelto quel progetto, le motivazioni, ci si presenterà anche un pochino. In realtà, una cosa carina anche sarà anche un breve video che noi chiediamo qui di fare i 3 minuti di autopresentazione. Una volta quindi cioè, i ragazzi che si presentano e dicono chi sono, chi è la classe, chi è l'istituto scolastico di appartenenza e i ruoli. È molto carino, proprio un video di presentazione di ciascun team. E questo è quanto fondamentalmente. Trovate tutto scritto qui nel file appunto di homework, di compiti a casa, e poi trovate anche qui disponibile, ve lo facciamo vedere in anticipo, poi andiamo a vedere anche fra poco, il modello di Canvas di cui stavamo parlando poc'anzi. Cioè, che cos'è il Canvas? È questo, cioè un foglio in cui va scritto il nome del progetto scelto, alcune informazioni sul contesto, una breve descrizione in 280 caratteri di quello che vogliamo fare con la nostra ricerca di monitoraggio civico, eventuali persone di riferimento che possiamo interrogare o fare interviste o a cui fare interviste sul progetto, sul tema scelto, il format di comunicazione che stiamo iniziando a pensare per promuovere e disseminare i risultati della nostra ricerca di monitoraggio civico, alcuni metodi di ricerca che vogliamo attivare, per esempio vogliamo fare interviste, vogliamo fare un questionario, eccetera. Trovate anche qui suggerimenti poi nell'apposita pillola su quali sono i tipi, le tipologie di ricerca che si possono appuntare qui e qual è il valore della comunità, il grado potenziale di engagement, di coinvolgimento delle comunità territoriali attorno a questo tema. Attorno al tema del progetto scelto, ma attorno anche alla vostra ricerca di monitoraggio civico, che in un certo senso, appunto, fa in modo che si puntino i riflettori sul progetto che avete scelto, ma allo stesso tempo si puntino i riflettori su di voi, su quello che voi volete dire a proposito del progetto che avete scelto. Questo è come dire, uno dei valori aggiunti del progetto ASOC ETC quando parliamo di monitoraggio civico. E questo è appunto il modello di Canvas che abbiamo visto brevemente, troveremo poi naturalmente all'interno della relativa pillola. C'è un vademecum di comunicazione che consigliamo di leggere, sono consigli che diamo per come utilizzare meglio tutti gli strumenti di comunicazione che fanno parte del progetto ASOC, quindi il sito, la pagina Facebook, la nostra community, l'account Twitter, eccetera, e anche come creare i vari account social. Quindi con gli hashtag da utilizzare e tutto il resto. Insomma, trovate tutte le informazioni aggiornate qui. Trovate anche due file relative alla liberatoria per l'utilizzo delle immagini. Essendo un progetto di comunicazione, dato che i ragazzi e le ragazze che partecipano al progetto faranno dei video anche con se stessi, pubblicheranno delle foto sui social media, eccetera, è necessario che loro, i maggiorenni, possano firmare, se sono maggiorenni, da soli questa
questa liberatoria. I minorenni dovrebbero farla firmare ai propri genitori. Trovate qui appunto il foglio da far firmare. Quindi, come tutti i partecipanti di ASO che fanno ogni anno, prendono questi file, li stampano, li consegnano, diciamo, agli studenti minorenni che poi li fanno firmare a casa e li riportano. Siete voi poi che manterrete appunto queste liberatorie, terrete voi docenti, insomma. E andiamo a vedere appunto come è configurata la lezione 1. La lezione 1 è composta da un'introduzione in cui trovate una pillola generale in inglese su cosa sono le politiche di coesione, una breve che è semplicemente dà un po' il sapore e il colore del progetto Scuola di Open Coesione a livello internazionale, e poi una pillola che avete già visto in presentazione nel webinar introduttivo su che cos'è la cooperazione territoriale europea. Ok? Allo stesso tempo è importante, molto importante, voi avete ricevuto già questo materiale, ma lo trovate qui, vedete qui la distinzione, troverete anche materiale relativo a Italia-Francia Marittima ovviamente, ma voi andrete a prendere come riferimento Italia-Croazia, quindi Italia-Croazia trovate la presentazione del programma Interreg effettuato sempre durante il webinar introduttivo, quindi con tutte queste, insomma, le slide di presentazione del programma Interreg Italia-Croazia e anche il file che hanno presentato Marin e Natalia durante il webinar introduttivo con le schede dedicate ai progetti, ai singoli progetti. Se le vedete qui, ecco. Trovate tutte le informazioni qui, come vedete. Ok? Quindi è un file PDF che vi consigliamo di scaricare perché all'interno di ogni scheda progetto sono presenti anche i riferimenti, ovviamente, dei link da cliccare, insomma, su quello che è il progetto e quali sono appunto gli stati di avanzamento. Voi sapete che la lingua ufficiale del programma Interreg Italia-Croazia è l'inglese, quindi troverete queste informazioni in inglese. Se ci sono. Se c'è necessità ovviamente di approfondire, chiedete assolutamente, non fate nessun problema, approfondire quali sono anche le caratteristiche del progetto, cosa significa, no? Cosa significano queste timeline, le azioni pilota, tutto il resto. Però l'importante è pure prendere dimestichezza andandoli a spulciare, a vederli, insomma, come abbiamo già anticipato durante il webinar introduttivo. E questo è quanto, questa diciamo, è la prima pillola. La seconda riguarderà il monitoraggio civico. Cosa significa il monitoraggio civico? Avete a disposizione una video pillola, quindi è un video che parte accompagnata dalle stesse slide. Le slide sono le stesse identiche che trovate nel video. Questa video pillola, per esempio, dura 6 minuti e mezzo, per farvi un'idea, molto molto breve, in cui si spiega il concetto di monitoraggio civico. Lo step 3, la pillola 3, è molto importante perché qui viene spiegato come effettuare la scelta. Noi proponiamo di farla in questo modo. Qui trovate le informazioni codificate in questa slide. Vi proponiamo di effettuare la scelta del progetto in due tempi, diciamo così. Il primo tempo sarebbe quello che ciascuna classe, quindi a prescindere da quella dell'altro paese, quindi voi, i vostri team, le vostre classi in Italia, attuano una preselezione, cioè sulla base della rosa dei progetti, dei 22 progetti che avete a disposizione, fate una discussione con i vostri studenti e alla fine preselezionate almeno due o tre progetti tra quei 22, di modo che poi in una seconda fase, ecco qui dovete ciascun team class, quindi per proprio conto farà questa selezione e inizia anche ad appuntarsi un po' di informazioni, no? Su questi due o tre progetti scelti. Il secondo tempo dovrebbe essere quello fatto in comune con l'altro team croato. Quindi si tratterà di stabilire un ponte che vuol dire una call su Skype, qualsiasi altro strumento, con i docenti referenti, con il docente referente dell'altro paese, eventualmente anche con la presenza di un portavoce o rappresentante del gruppo studenti di entrambi i paesi. Fate questa call online, se c'è necessità ovviamente saremo presenti anche noi, comunicateci anche questa necessità ovviamente. E in cui andrete a proporre qual è stata la vostra preselezione. Loro faranno altrettanto, vedete se riuscite a mettervi d'accordo, altrimenti ci sarà un momento in cui vi metterete d'accordo sul tema scelto e in quel caso, insomma,
un accordo dovrà essere trovato, ecco. Però intanto, quando avremo noi la preselezione dei vostri progetti, possiamo già condividere con l'altra scuola. Questa è la modalità che abbiamo individuato per fare in modo che inizialmente a ciascuno si faccia un'idea e quindi avviare una discussione poi con l'altra classe abbinata, non da zero, ecco, diciamo così, con elementi già impostati. E successivamente, una volta che è stato individuato da tutti, insomma, da ogni coppia di scuole il progetto, dovranno essere messe queste, cioè, dovrà essere compilato il Canvas che vedete qui. Quindi, una volta scelto il progetto, come vogliamo condurre la nostra ricerca di monitoraggio civico, andiamo a compilare queste informazioni. Progetto e tema scelti, la descrizione, eccetera, eccetera. Su, per esempio, i format, l'obiettivo quale può essere? Ecco, sono alcuni suggerimenti, no, per la compilazione del Canvas. A chi si può rivolgere la nostra ricerca di monitoraggio civico? Qual è l'obiettivo che noi vogliamo dare alla nostra ricerca? Ok? E poi anche dal punto di vista della comunicazione, che strumenti vogliamo utilizzare per promuovere la nostra ricerca? Ecco, ci sono alcuni esempi. Poi sulle tecniche di ricerca aggiuntive, no? Che vanno appuntate nel Canvas. Cosa facciamo? Dei questionari, facciamo delle interviste, facciamo dei questionari online, eccetera. Oppure troviamo altre forme di ricerca. Qui sono alcuni suggerimenti di tipi di ricerca che si possono attivare. E qui poi c'è, alla fine, naturalmente, una volta fatto questo, la creazione del gruppo di lavoro. Come dicevamo prima, qui trovate i possibili ruoli che ciascuno studente può interpretare. Ovviamente, è una cosa importante, non sono ruoli esclusivi, nel senso che il project manager può essere ricoperto da due studenti, per esempio. Quindi due o tre più studenti possono ricoprire lo stesso ruolo. Questo è importante da dire. E quindi trovate appunto questa distinzione di ruoli. Qui sono tutte le informazioni della pillola di step 3. La pillola numero 4, vado abbastanza veloce, è un'altra pillola teorica che vi spiega cosa sono i dati aperti. Un altro concetto importante del progetto a scuola di Open Coesione dice però la stessa, è il portale nazionale, di Open Government sulle politiche di coesione in Italia, e che vuol dire che tutti i dati, tutte le informazioni che vengono esposte e pubblicate su Open Coesione sono in formato open, aperto, che vuol dire che si possono scaricare, lavorare, riutilizzare liberamente. Lo stesso principio di A Scuola di Open Coesione, che come vedete è un corso di tipo MOOC, Massive Online Open Course, cioè tutto il materiale, tutte le informazioni che trovate qui è assolutamente libero, nel senso che non è richiesta una password, un codice d'ingresso, diciamo, per accedere a questi materiali, a queste informazioni che si possono poi scaricare. E però qui si entra più nello specifico su quelli che sono i dati aperti, cioè cosa differenzia appunto i dati aperti da quelli che sono non aperti, le varie tipologie di dati. Quindi trovate questo approfondimento interessante sulla openness, diciamo così, del progetto a scuola di Open Coesione, ASOC etc. La step 5 è dedicato appunto alle tecniche di ricerca. Tecniche di ricerca sui dati secondari. Dati secondari sono quelli che ci interessano qui adesso, nella prima fase. Vuol dire sono le fonti terze. Dati secondari possono essere appunto l'autorità di gestione Interreg Italia-Croazia, il sito dell'autorità di gestione, la piattaforma europea KEEP.eu, adesso vi indichiamo anche in chat tutti questi riferimenti, dove appunto si ottengono informazioni su ogni singolo progetto, di ogni singolo programma Interreg, il portale Open Coesione, eccetera, e altri, gli istituti nazionali di statistica, fonti governative, eccetera, fonti naturalmente pubbliche e qualificate, sono quelle che danno i dati secondari. La differenza tra dati secondari e dati primari è questa. Quando proseguiremo poi nel percorso, nella seconda, nella terza lezione, andremo a parlare di dati primari. I dati primari sono i dati che vengono prodotti in maniera originale da noi, vale a dire sulla base di interviste, sondaggi, questionari, quindi sono dati che noi ricaviamo di prima mano, non ci sono fonti su questi dati, siamo noi la fonte principale. E quindi si dovranno attivare altri metodi di ricerca. Quindi questa è fondamentalmente la differenza tra questi tipi di dati. Come la pubblica amministrazione pubblica i dati, alcuni riferimenti alla pubblica amministrazione e anche alle fonti della pubblica amministrazione, troverete delle informazioni aggiuntive qui. E poi, infine, ve lo proponiamo come esercitazione in classe, ma in realtà può essere fatta anche a distanza, la costruzione del dossier di ricerca, quindi con tutti i consigli
per realizzare un ottimo dossier di ricerca. Questo è appunto 3-4 slide che descrivono questo lavoro di dossier di ricerca. Questa è la lezione 1 del nostro percorso didattico. Adesso torno sulle slide perché ci sono ancora alcune cose importanti da dirvi. Quindi vado avanti, anche qui vado avanti, l'abbiamo spiegato abbondantemente, però naturalmente avrete a disposizione anche queste slide, saranno caricate sempre nella pagina di lezione 1, quindi troverete anche le slide del webinar ovviamente, col modello Canvas, e qui c'è, naturalmente entriamo più nello specifico adesso di quello che sono i compiti, diciamo così, che sono a voi demandati, voi docenti e reti di riferimento. Quindi lascio la parola a Nora, così bevo un bicchiere d'acqua e poi ci risentiamo dopo. A te, Nora. Grazie Gianmarco, sto prendendo la condivisione dello schermo. Gianmarco vi ha mostrato tutto, quindi no, non aggiungerò nulla, entriamo solo un po' più nello specifico. Come ha detto anche lui, queste slide poi restano a voi e quindi qualsiasi dubbio, qualsiasi cosa che non ricordate, la potete rivedere qua, la potrete rivedere anche nella registrazione che pubblichiamo e come sempre vi ricordiamo, ci potete scrivere in qualsiasi, insomma, vi rispondiamo veramente a distanza di un giorno. Gianmarco, scusa, ti chiederei se puoi chiudere il microfono che ho grazie, che avevo un ritorno in cuffia. Quindi entriamo appunto nello specifico delle cose da fare, le cose da fare in classe. Innanzitutto, fissare la data o le date di lezione 1 e quindi dei momenti di incontro con i vostri studenti e le vostre studentesse per avviare i lavori. I contenuti in anticipo da studiare sono quelli che abbiamo visto insieme, quindi si tratta della scaletta, degli homework che trovate sul sito e poi le pillole che sono appunto i video o le slide che sono state adesso mostrate da Gianmarco. Potete poi passare a un momento collettivo in classe in cui organizzate il lavoro, iniziate a vedere le pillole anche con gli studenti, assegnate i compiti a casa e tutto questo lo fate costruendo il vostro ASOC Wall. Questa è un'immagine di un team che ha partecipato ad ASOC negli anni precedenti. Questo è il loro ASOC Wall fatto appunto in formato analogico, appeso in classe e riempito man mano che proseguiva il percorso ASOC, quindi lezione 1, lezione 2, lezione 3, lezione 4. Qui è ancora la precedente versione di ASOC in cui le lezioni erano 5. Non vi spaventate, le lezioni sono sempre 4. Una volta passati, appunto, una volta avviato il percorso di lezione 1, arriverà il momento della ricerca dei dati. La ricerca dei dati sui progetti partirà appunto da questa selezione di progetti che ci è stata presentata dall'autorità di gestione e poi anche un po' da una navigazione online che potete fare con gli studenti partendo sia dal sito del programma Interreg, ma vedendo anche un po' altri siti che vi possiamo segnalare noi, ad esempio alcuni li potete trovare sulla piattaforma stessa di Open Coesione, altri su una piattaforma europea keep.eu. E poi anche vedrete come molti dati si trovano sui siti dei nostri enti locali, a volte li potete trovare sul sito della regione. E in questo modo iniziate anche un po' a identificare chi sono i soggetti dei progetti e queste sono tutte notizie che dovete appuntare sul vostro Canvas. Qui è la lezione 1, questa è una breve scaletta, appunto questo è l'incontro in aula che dovete fare con la classe e una volta appunto avviato e una volta qui è un po' più dettagliato graficamente, una volta definito ci sarà l'assegnazione degli homework. Per l'assegnazione degli homework chiaramente vado un po' veloce perché questo l'abbiamo visto prima anche con la navigazione del sito.
per la navigazione degli homework sarà importante dividere in tre passaggi, quindi studiare i materiali, organizzarsi come team nella gestione di questi materiali e nella produzione di quelli che sono gli output per passare appunto alla fase 3, che è la fase descrivere, in cui il team è chiamato a descrivere il lavoro fatto in questa lezione 1. Quindi qui nel dettaglio scorro perché l'abbiamo appena visto, appunto studiare, queste sono le pillole che abbiamo visto adesso, queste sono le pillole, in realtà sono prese da, non combaciano perfettamente. Ci ha fatto vedere prima Gianmarco come per questa sperimentazione Interreg c'è stata una selezione di alcune pillole, quindi non vi preoccupate se le slide non combaciano sempre con il nostro sito, voi dovete sempre affidarvi, insomma, e seguire le pillole che trovate nella sezione didattica ASOC Interreg. Nella fase dell'organizzazione c'è appunto la divisione in ruoli, ce l'ha fatta vedere Gianmarco, è forse anche la fase un po' più divertente perché è il momento in cui gli studenti e le studentesse si mettono un po' in gioco e decidono un po' in base anche alle loro preferenze, alle loro inclinazioni, quale ruolo rivestire, in cosa cimentarsi. Quindi immagino che chi ha doti più grafiche si possa mettere appunto nel gruppo di grafica per creare l'identità visiva del gruppo, per lavorare sulla creazione di un logo. Spesso i loghi vengono disegnati a mano, ma possono anche essere disegnati in forma digitale oppure unendo le due tecniche. Chi invece è più portato per i numeri può formare il gruppo del data analyst, appunto, non avendo. Avendo voi, immagino, classi di almeno 20-25 studenti, non possiamo immaginare un ruolo per studente. Quindi si creeranno all'interno del team dei sottogruppi che andranno appunto a rivestire queste figure, il project manager, lo storyteller, il designer e così via, e che lavoreranno insieme nella produzione dell'output, ognuno mettendo in campo le proprie competenze e sicuramente anche creandosene di nuove. Per quanto riguarda l'attivazione dei canali social, vi ha mostrato Gianmarco che noi siamo molto attivi come team ASOC sulle varie piattaforme come Twitter, Facebook e Instagram. Sappiamo che insomma i social spesso sono additati perché promuovono atteggiamenti devianti nelle giovani generazioni, ma sappiamo anche quanto siano importanti nel mondo del lavoro, nel mondo della comunicazione oggi. Quindi noi del Team ASOC ci teniamo a promuovere un uso consapevole, responsabile e anche divertente di questi canali social e lo facciamo con i nostri team, con i team ASO che vi assicuro realizzano delle cose meravigliose. Se avete tempo, se avete già dei vostri profili personali, io vi consiglio di anche fare una semplice ricerca con l'hashtag ASOC e andare a vedere cosa hanno fatto negli anni passati. Ci sono dei team che hanno proprio creato delle linee di grafica, delle storie, delle grafiche interattive molto divertenti, molto interessanti e anche molto utili per il loro bagaglio, insomma, di competenze, di quelle che si chiamano oggi competenze trasversali, che poi sono sempre più richieste anche nel mondo del lavoro. La parte finale, appunto il punto 3, descrivere, è il momento della produzione degli output e della compilazione online di questi, appunto, del report di lezione 1, che è un po' la parte conclusiva di questo percorso della lezione 1, poi chiaramente ci sarà anche per le altre tre lezioni, e che ed è abbastanza importante stare nei tempi. Noi ripetiamo che questa è una sperimentazione, quindi vi seguiamo passo passo. Se ci sono delle criticità, se ci sono delle difficoltà, non, assolutamente siamo più che disponibili a venirvi e a venirci incontro, però quando finisce una lezione ne inizia un'altra e quindi cerchiamo di stare un po' nei tempi perché così evitiamo le sovrapposizioni di lezioni. E questa parte della compilazione online è anche molto interessante perché è il momento in cui il team produce il suo blog. Adesso io ripasso la condivisione dello schermo a Gianmarco che ci fa vedere poi effettivamente come collegandosi al proprio profilo del team
gli studenti e le studentesse arricchiscono il blog del loro team con tutti i materiali raccolti, prodotti, concordati insieme durante le singole fasi, le singole lezioni del percorso ASOC. Grazie Nora, in realtà l'avevo già fatto vedere prima, quindi io sorvolerei questa parte, l'abbiamo già detto prima, appunto come i team entrano nelle loro pagine, quindi lezioni e report, ma anche modifiche a pagina team per aggiungere logo, foto di gruppo, eccetera, e quello è il punto di accesso. In questo caso farei vedere quali sono i risultati finali, no? In un certo senso. Se andate a cliccare sul sito di a Scuola di Open Coesione, in Scuola Ricerche, Consulta le ricerche, trovate. Vi fate un'idea di quali sono appunto poi i risultati, no, delle scuole. Insomma, adesso prendiamo un team dell'anno scorso, per esempio, e trovate, ecco, così si presenterà poi la pagina di ogni team. Quindi con logo, come vedete a destra, le informazioni, queste fanno riferimento al progetto nazionale, quindi tenete conto che varieranno alcuni tipi di informazioni, però in principio è quello, il nome del team, il logo, e il report, i risultati del report di lezione 1, no? Qui vedrete poi quindi la descrizione di ricerca, la foto allegata che hanno fatto in questo caso, il canvas che avevano pubblicato. I teatrini, questo gruppo che si chiama I Teatrini, e come vedete qui avevano elaborato un loro format di canvas. Si può anche fare così, ovviamente, se si vuole, oppure attenersi a quello a facsimile originale dato da noi. Informazioni anagrafiche sul progetto scelto, come vedete, molto semplici, eccetera. Andando avanti, troveremo poi, no? La prosecuzione. Ripeto, qui trovate i report della parte nazionale, quindi saranno un po' leggermente diversi quelli della parte, diciamo, della sperimentazione Interreg, però questo sarà la visualizzazione sarà esattamente in questi termini, quindi i team vedranno il loro lavoro man mano pubblicato in questo modo. Torno alle slide perché apriamo due parentesi importanti dedicate in particolare a voi docenti, insomma, sono delle opportunità che potete cogliere se volete, ovviamente. Qui, vabbè, qui è ribadito la scadenza dell'8 marzo. E uno è che il percorso che stiamo facendo insieme può essere inserito all'interno dei programmi del percorso del PCTO, ex alternanza scuola-lavoro, con una precisazione importante da parte nostra, che noi del Dipartimento per le politiche di coesione, la presidenza del Consiglio, quindi il progetto Open Coesione e ASOC, non possiamo essere soggetti partner del patto formativo, quindi dovrebbe essere comunque stip essere stipulato e fatto un patto con un ente esterno. Voi sapete come funziona, ovviamente. Qui vi proponiamo alcuni schemi per possibili convenzioni, tra cui appunto anche i nostri amici dei centri Europe Direct, laddove fossero disponibili, insomma, quelli presenti, ovviamente quelli a supportare le scuole, non sono tutti presenti oggi, magari non ci sono alcune scuole che hanno un supporto territoriale vicino, ma noi faremo in modo, insomma, che poi ci sarà questa possibilità per tutti. E quindi questo può essere un'idea, una soluzione. Trovate anche un po' la raffigurazione del Monteore previsto qua, qualora doveste appunto insomma, inserirlo nel PCTO, eccetera, tutte le informazioni che sono utili e gli output che si possono ottenere quindi dal progetto Scuola di Open Coesione. Utilizzando questi output potete appunto inserire questo progetto in PCTO. E do la parola a Nora, tengo io le slide, non ti preoccupare, perché un altro aspetto Sì. importante è quello i crediti formativi che voi docenti potete ottenere partecipando a questa iniziativa. Esatto. Da diversi anni ormai come percorso formativo a scuola di Open Coesione abbiamo insomma, siamo accreditati sulla piattaforma SOFIA del Ministero dell'Istruzione ed abbiamo la possibilità di dare ai docenti che ne fanno richiesta l'attestazione di 25 ore di formazione. Per fare ciò basta seguire i nostri webinar in modalità però sincrona, quindi è importante che siate collegati in sincrono per la certificazione delle ore, purtroppo non va bene seguire la registrazione e chiaramente condurre il lavoro con i team, con appunto le vostre classi. Per
Per iscrivervi dovete accedere al vostro profilo della piattaforma Sofia. Ti chiedo per favore, Gianmarco, di passare alla pagina successiva. Se non sbaglio, ci sono i riferimenti del percorso base. Eccolo qua. Abbiamo attivato una nuova sessione dedicata proprio a voi docenti che seguono questa sperimentazione ASOC Interreg. Quindi ci siete voi del programma Italia-Croazia e gli altri docenti del programma Italia-Francia-Marittimo. E avete tempo fino al 28 febbraio per iscrivervi. Dovete cercare questo corso. La denominazione è A Scuola di Open Coesione Formazione Base e tra parentesi trovate il codice di riferimento. Informazioni aggiuntive le trovate su questo vademecum per la formazione docenti che sia pubblicato sul nostro sito, sia vi potete accedere cliccando su queste slide, perché trovate un po' il regolamento, chiaramente attestandoci con il Ministero ci sono anche un po' di regole rigide da seguire. Se poi scorrere per fuori Gianmarco, le vediamo insieme. È importante svolgere almeno 19 ore, quindi avete, diciamo, un bonus di 6 ore di assenza, però se mancate più di due webinar, purtroppo non possiamo accreditarvelo. E la consegna degli output rientra nel monte ore richieste, quindi non si tratta di 25 ore di webinar, ma sono appunto i 5 webinar nostri, questo è già il secondo, e poi le altre ore sono contate con il lavoro che voi fate in classe con gli studenti, appunto per il monitoraggio, la produzione degli output e così via. Queste sono le competenze in uscita che vengono certificate. Per chi non è di ruolo, quindi non so se tra voi ci sono docenti non di ruolo, i docenti non di ruolo che appunto non hanno questa possibilità di usufruire dell'accesso alla piattaforma Sofia, riceveranno direttamente da noi lo stesso attestato che comunque è riconosciuto dal Ministero e che quindi può essere utilizzato insomma, per il vostro curriculum formativo. Ah sì, questo è il dettaglio delle ore. Ma vabbè, l'abbiamo appena detto, e poi seguono, ma le abbiamo già viste la settimana scorsa, io direi di non prendere altro tempo. Qui seguono i soliti nostri riferimenti di comunicazione, la nostra newsletter a cui vi potete iscrivere per essere informati sulle attività di tutta la galassia ASOC, che è sempre più, come tutte le galassie, continua ad essere in espansione. E poi a seguire trovate i nostri contatti Facebook, Instagram, Twitter, il canale Telegram, che è un po' una newsletter un po' più ridotta che vi arriva direttamente sul cellulare e le mail di riferimento mie e di Gianmarco a cui, ripeto, ci potete scrivere per qualsiasi dubbio, qualsiasi domanda. Noi siamo veramente, ripeto, appunto, essendo voi poche scuole, siamo in grado di fare un affiancamento diretto one to one. Quindi chiudiamo la nostra parte, questa è l'ultima slide, giuro. E se avete voi delle domande, delle impressioni, anche proprio delle impressioni a caldo, se ve lo aspettavate così, questo percorso ASOC. Innanzitutto grazie per la vostra partecipazione, speriamo che siamo stati anche nei tempi di un'ora, pensavamo che durasse anche di più, quindi direi che siamo stati anche abbastanza veloci, di solito questi webinar durano qualche minutino in più. Speriamo di non avervi annoiato, che siano state informazioni comunque chiare e in ogni caso siamo sempre disposti a tornarci quando necessario. Se vogliono fare, ecco, professore Sonesi, prego. Non la sentiamo però. Aspetti, non la sentiamo, vedo il microfono aperto, ma Il non la microfono è sentiamo. attivo, ma non riusciamo a sentirla. No. Non si. Non riusciamo, anche se risulta attivo il microfono, non so se un'impostazione del suo PC sull'audio in uscita. Forse non ha delle cuffie Ha delle cuffie inserite, attaccate. uno stereo, qualche cavo per l'audio. Delle casse. No. Provi a spegnere di accendere il tasto del microfono. Mi spiace, non riusciamo a sentire. Se sentiamo proprio muto. Un attimo, professoressa, allora. No. Proviamo. Non so se nel frattempo qualche altro docente vuole intervenire, Vediamo. per dubbi, richieste, o insomma,
Sì, io avrei una domanda, Prego. posso? Certo, professore. Per quanto riguarda il video di presentazione della scuola partecipante, va fatto in inglese o in italiano? Allora, lo potete fare anche in italiano, perché in tutti gli output di questa lezione 1 saranno svolti nella propria lingua, ok? Però, se volete farlo in inglese, Nessuno vi impedisce di farlo in inglese. forse è anche meglio, ecco. È un No, cioè nel suggerimento. senso, perché nel caso venga fatto in inglese, si debba fare in inglese, chiederei ovviamente un aiuto alla collega di lingua inglese che, insomma, supporti i ragazzi nella preparazione in modo che venga Certo, una questo può cosa essere scelta. dignitosa, ecco. È una scelta che potete fare in totale libertà, diciamo così, assolutamente. È chiaro che si può fare in entrambi i modi, insomma. Sarebbe carino farlo in inglese, ovviamente, perché poi resta e ci si presenta un po' tutti in quella lingua, insomma, anche nei confronti dell'altra scuola, no? In un certo No, infatti, senso. chiedevo per questo, va bene, grazie. Grazie, grazie Chiedo a lei. scusa, sempre Prego, riguardo professore. al video, se posso. Allora, intanto cerchiamo di fare un po' allora, professor Udina, di che scuola è, lo può dire lui stesso? Sono dell'Istituto Tecnico dell'Edda Fabiani di Trieste, assieme Trieste, alla professoressa perfetto. Maria Senatore. Ok, qui, certo, così intorno, già l'altra volta c'è un po', non ci siamo Buongiorno presentati a proprio tutti. per Buongiorno. dire. Buongiorno. Professoressa Buccarello invece da Brindisi. Sì, Maiorana di Brindisi. Volevo sapere Esattamente, Maiorana. per quel che riguarda il video. Il video avete detto prima che dovrà avere la durata di 3 minuti. Sarà una presentazione dei ragazzi una volta scelti i ruoli oppure solo una presentazione? No, no, proprio di ragazzi una volta scelti i ruoli. Andate a vedere, ci sono degli esempi, no, dell'ultima edizione di ASOC, potete andare a vedere alcuni brevi video realizzati. Sarà un video breve in cui i ragazzi presentano la scuola, il nome del proprio team e eventualmente anche il progetto, il nome del progetto se è stato scelto e loro stessi, cioè project manager, se sono due o tre, blogger, designer, eccetera. Che è proprio una presentazione così agile, breve, insomma, per dire ciao, ecco, siamo qui e siamo noi. Molto Perfetto, semplice. grazie. Ok. Professoressa Onesi vuole provare a riattivare il microfono, vediamo cosa succede adesso. No. No, non riusciamo a Se ci sono delle sentirla. richieste specifiche, così può scrivere nella chat. Può utilizzare il simbolino del fumetto cliccandoci sopra e scrivere in chat, così vediamo e lì quello che ci scrive possiamo rispondere direttamente lì. Qui abbiamo con noi presenti anche le reti Europe Direct e CDE di Abruzzo e Molise, nelle persone di Annalisa Michetti, Paola Casalena, Carmela Basile e Rosanna Cifolelli. Che appunto hanno dato la loro adesione e disponibilità a supportare in questo caso la scuola abruzzese, la scuola molisana. Abbiamo contattato ovviamente anche in precedenza i referenti dei centri EDI, Europe Direct, anche che sono limitrofi a Friuli Venezia Giulia, perché purtroppo quest'anno non c'è nessun centro di Friuli Venezia Giulia che supporta il percorso ASO, ma ce ne sono alcuni della Regione Veneto e anche naturalmente della Puglia, in particolare della provincia Bat e anche di Taranto, perché non c'è uno specifico a Brindisi. Quindi credo che Loredana Carbone, credo, del centro ED di Barletta Antiatrani può essere disponibile, quindi professoressa Buccarello ci potrebbe anche essere questo supporto, insomma, da parte del centro Iurdaret che segue la parte pugliese. E cercheremo anche naturalmente di allertare anche i colleghi veneti. Voi sapete che il progetto Scuola di Bencosina ha molti partner istituzionali e uno di quelli più importanti, più rilevanti, ovviamente, assieme al Ministero dell'Istruzione, è la Commissione europea, la rappresentanza in Italia della Commissione europea, che dal 2013 appunto supporta il progetto ASO a livello nazionale, poi naturalmente la DG Regio, la Direzione Generale Affari
regionali della Commissione europea a Bruxelles, che segue appunto tutte le sperimentazioni internazionali assieme ai programmi dell'autorità di gestione dei programmi Interreg e anche il programma Interact. E quindi la rappresentanza italiana della Commissione europea coordina i centri Europe Direct, i centri di informazione Europe Direct e i centri di documentazione europea CDE. Che si trovano spesso, per esempio, nelle università, come nel caso di Rosanna, dell'Università del Molise, e in altri enti, insomma, di ricerca. Quindi, ecco, ringraziamo i referenti territoriali che seguono anche la parte nazionale, che hanno dato la loro adesione anche per questa avventura Interreg internazionale. Loro hanno anche la possibilità di darvi diverse informazioni su alcuni partner, su alcuni progetti che magari loro già conoscono, e anche potervi facilitare i contatti assieme naturalmente a Mari, nell'autorità di gestione del programma Italia-Croazia, con i partner di progetto, nel momento, non, cioè, non, già dalla seconda, la terza lezione, nel momento in cui si dovranno fare interviste, si dovranno fare delle domande a chi questo progetto lo sta realizzando, lo sta attuando in un certo senso. E la professoressa. Ecco. Prego. Vai Carmelo, sì, scusa. No, Certo. no, a questo proposito, scusa, buonasera a tutti di nuovo. E, volevo rivolgermi un attimo ai docenti molisani riguardo alla questione del progetto al PTC, progetto di alternanza, per farla breve, anche nella versione quella italiana. Lo Europe Direct, o se volete il Centro di Documentazione Europea dell'Università, quindi la collega Rosanna, sono disponibili per attivare le convenzioni. Lo facciamo sempre, lo abbiamo sempre fatto con le scuole, anche con il Boccardi di Termoli per la versione nazionale di ASOC. E volevo fare una domanda a Gianmarco e a Nora. Pensate che Istat intervenga ancora di nuovo in questa edizione No, internazionale, possiamo in non qualche modo coinvolgerlo? li potete assolutamente coinvolgere, ma non li abbiamo Non entra. contattati direttamente per evitare appunto di, siccome i tempi erano quelli, anche di evitare troppe sovrapposizioni e anche di rendere più complicato, perché noi abbiamo, dalla seconda lezione, noi abbiamo per esempio, lo dico insomma per chi conoscesse già il percorso ASOC, nella parte della seconda lezione ci sono anche delle pillole costruite da Istat, nella parte internazionale le abbiamo messe da parte queste informazioni, perché sono molto specificamente poi dirette al progetto nazionale. Naturalmente, se ci sono dei referenti territoriali Istat che vogliono supportare le scuole nella fase 2, diciamo 3, nella lezione 2, quando si tratterà di fare l'articolo di data journalism e raccogliere i dati e analisi sul territorio, assolutamente sì. Però non Ok. abbiamo ritenuto opportuno, diciamo, non, in questa fase sperimentale, però assolutamente sì. Poi ci sentiamo anche su questo, ovviamente. Grazie Carmela, quindi c'è questa disponibilità ovviamente che la scuola di Termoli può utilizzare. La professoressa Onesi ha scritto in chat una domanda giustissima, utilissima, così lo spieghiamo a tutti. Se più coppie di scuole scelgono lo stesso progetto, potranno ugualmente portarlo avanti o dovranno sceglierne uno differente? Sì, potranno portare avanti. La scelta del progetto è la scelta del progetto, nel senso che se la coppia di scuole sceglie quel progetto sarà monitorato. Se c'è un'altra scuola o altre due scuole che hanno scelto lo stesso progetto, vorrà dire che ci saranno tre ricerche di monitoraggio civico distinte sullo stesso progetto, va bene? Anche nel caso nazionale, diciamo, ci sono diverse scuole che portano avanti, che scelgono in autonomia un progetto e magari scoprono che un'altra scuola ha scelto lo stesso progetto. E la parte della scelta progetto è un'altra cosa che noi vogliamo mantenere assolutamente libera, nel senso che un po' guidato ovviamente, no, dagli nostri esperti, da Marin, supportata più che guidata, diciamo così. C'è stata già una preselezione, una rosa dei 22 progetti. I progetti del programma Italia-Croazia sono più di 22, suppongo. Non ti sentiamo. Sono tre volte tanto. Pronto? Appunto, ecco. Mi sentite? Adesso sì, ti sentiamo. Direi che sono quasi tre volte tanto, sì, sono di più.
Ecco, quindi sono oltre 60 i progetti. Marin e i suoi colleghi, le sue colleghe hanno effettuato una preselezione proprio per il progetto ASUC ETC, scegliendo progetti con quelle caratteristiche che ci diceva Marin nel webinar introduttivo. Non so se le vuoi ripetere, insomma, no? I progetti strategici, non strategici, eccetera. Beh, abbiamo cercato di fare una carrellata intanto su tutti gli obiettivi specifici e gli assi particolari che il programma ha e poi su questi abbiamo cercato di selezionare quelli che hanno mostrato il massimo raggiungimento dei vari obiettivi e che poi sono rappresentativi delle varie tematiche che hanno scelto nell'ambito di un obiettivo o di un asse particolare, ecco. Perfetto, cioè, quindi questa è già una rosa su 22, che non sono pochi, 22 progetti da cui sceglierne poi uno. Ecco perché l'invito è fin da subito, insomma, forse qualcuno di voi avrà già spulciato un po', no? Quei file che noi vi abbiamo anticipato prima di questo incontro. Quindi la professoressa Bucarello chiede, il format di autorizzazione per il dirigente sì, è già in realtà disponibile sul sito web, ve lo mandiamo via email. Ve lo giriamo proprio direttamente via email, quindi lo riceverete nella vostra casella, il facsimile da far firmare al dirigente scolastico, quindi con molta comodità. Insomma. Non so se ci Vabbè, sono scusi, una altri. domanda posso? Cesinaro da Pescara, giusto? Sì. Prego. Sì, salve, scusate. Allora, ogni tanto purtroppo la mia web non mi lascia Sì, aprire. l'abbiamo, Allora, ecco, adesso la vediamo. volevo chiedervi, intanto per quanto riguarda le scuole abruzzesi, chi possiamo fare come riferimento per la PCTO? Sta alzando la mano Annalisa Michetti del centro di Ah, ok, Abruzzo. salve, Chieti. perfetto. Buonasera. Buonasera, professore. Sono Maria, sono a Chieti, quindi Ah, tratta lei benissimo. dell'Acerbo. No, io sto al Volta, ma di origine sono di Chieti, quindi benissimo, ci siamo. Quindi comunque vabbè, quindi ci teniamo in contatto. Ci teniamo in contatto. Poi un'altra domanda proprio di ordine praticissimo, scusate, è talmente banale, però già mi stava venendo in mente. Siccome, come avete detto voi, 22 progetti non sono in realtà pochi, facendo un banale calcolo delle probabilità. Se la scuola croata sceglie due progetti diversi dai nostri due progetti italiani, cosa ci consigliate? Come procediamo a quel punto per cercare di matchare un progetto, insomma, comune a tutte e Sarebbe due le... il caso di, allora, in quel caso ovviamente minimo due, potete scegliere, portarne in preselezione anche tre o quattro per dire, Ah, questa era allora l'idea. possiamo ampliare la rosa, così magari è Sì, facile che ci incastriamo. questo era un consiglio e come dicevamo prima, se, è molto probabile che se non siano progetti diversi, quelli che scelgono loro e scegliete voi. In quel caso magari ci si mette d'accordo pensando qual è il tema, no? La propensione, l'interesse che ha fatto scaturire la preselezione di quei progetti, cercando di, no? Di mettervi d'accordo a partire da quello, ok? Ok. E senza possibilmente litigare, perché così No, inizialmente non è un penso progetto che... che si effettua anche all'insegna dell'amicizia, quindi non sto scherzando ovviamente, quindi Certo. assolutamente sì. Per questo siamo naturalmente a disposizione, se ci dovessero essere dei disallineamenti, no? O si possono creare, no? Dei cogli di bottiglia oppure delle impasse, che ne so, no? Perché magari uno rimane nella propria posizione, eccetera. Ecco, non dovrebbe essere così. Noi Allora, sì, no, come l'idea è immagino, se no facilitare che di avere una coesione. discussione, diciamo, quanto più ampia, franca e aperta possibile, ma allo stesso tempo non rigida. Quindi è chiaro Va che benissimo. l'idea sarà orientata verso questo aspetto, insomma, questo modo di lavorare. Grazie. Grazie a lei. Abbiamo sentito, credo, tutte le scuole in realtà. E non so, Paola, se vuole dire qualcosa, non so se su Annalisa con Paola come vi dividete. Se ci sono possibilità di interscambio, insomma, siete voi a decidere ovviamente questa la forma Guarda, migliore. noi di solito collaboriamo sempre con Paola, non c'è nessun problema. Per una questione di comodità c'è Chieti vicino Pescara, però spesso realizziamo anche incontri insieme, quindi No, mi chiedo questo perché dare supporto da scuola.
Essendo programma Interreg, no, che coinvolge territori più ampi, potrebbe essere un po' anche utile. Ecco perché l'idea è quella di allargare. Noi l'invito l'abbiamo fatto a tutti i centri ED praticamente della fascia costiera alla fine, quindi che potrebbero supportare, in particolare quelle delle regioni limitrofe, ovviamente. Certo. E quindi questa, quindi grazie, grazie Annalisa. Non so se ci sono altre domande. Altrimenti noi siamo perfettamente nei tempi, addirittura a meno di un'ora e mezza noi possiamo salutarci, darci in bocca al lupo, buon lavoro e naturalmente sempre a disposizione. Noi torneremo a voi con l'email del facsimile dirigente scolastico da far firmare. Quindi le date da tenere presente per voi sono entro il 25 febbraio, no? La candidatura, quindi come ho fatto vedere con la lettera del dirigente scolastico. Entro il 28 febbraio l'iscrizione, se volete ricevere crediti formativi alla piattaforma Sofia e poi naturalmente l'8 marzo la consegna, diciamo, del primo report che avrà appunto quegli output che abbiamo descritto. E fin da subito il consiglio è di concentrarsi sulla scelta del progetto, quindi andare a vedere un po' i materiali, iniziare a presentare alla classe, ai studenti il progetto, insomma l'idea, la pagina di lezione, cosa si andrà a fare. E ragionare sulla selezione del progetto e di modo che in tempo utile si possa tra di voi prendere contatto con la scuola abbinata reciprocamente per fare appunto questa discussione che ripeto se vi serve siamo anche noi presenti quindi ce lo comunicate ecco ci farebbe piacere anzi che quando voi magari stabilite no, una data per questo incontro che farete con la classe con la scuola abbinata croata, ci comunicaste anche magari la data, il giorno di questa scuola, così noi possiamo magari essere presenti accanto a voi, diciamo, per supportarvi eventualmente in qualsiasi necessità, per qualsiasi necessità. Ok? Bene. Allora, grazie di nuovo a tutti. Buon Grazie, proseguimento di grazie giornata, buon davvero. lavoro e a presto. Grazie. Buona giornata. Arrivederci. Grazie, buona serata a tutti. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci a tutti i docenti. Arrivederci. Arrivederci.